Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Madagascar. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Facciamo una nuova partita. Di questo gioco ne ho un sacco di ricordi e tutti molto belli. Re di New York. Madonna, la prima volta che ho giocato a questo gioco sembrano passati eoni fa, santo cielo. Mi sento vecchio. E ovviamente le scene del film non posso farvele vedere. Wow, che bello! Oh, cavolo! Ha un odore strano. Anche il doppiaggio è strano. Lo zoo! Si trova proprio al centro della meravigliosa New York. Guarda quanto sono felici tutti quanti. Ma chi non piacerebbe? Beh, a dire vero... A te? Eccolo lì. Il cibo, i palloni, gli animali... È bellissimo se sei un bambino, ma non so se è il posto giusto per me. Il piccione non parla. Oggi compio 10 anni. Deve esserci qualcosa di meglio. Forse. Beh, scopriamolo. Oggi lo scoprirò. Raccogli visto? Tre carte lo dice abilità. Lui, lo dico anch'io. E già non è neanche iniziato. Ehi, sono carte abilità bellissime. Se ne raccolgo a sufficienza, si mette... posso imparare qualcosa di nuovo. Subito male il controller. Era impazzito. Salve signora, come va? Guardi, sono una zebra e so saltare. Guarda che sedere. Ma guardati il tuo. Bambino stupido. Adoro il tapirulan. Incredibile che ci sono anche queste interazioni. Peccato che non servano granché. Il nostro obiettivo: raccoglie queste tre carte ora. Con queste tre carte abbiamo ottenuto la nuova abilità calcio. Perché prima di avere queste carte credo che non lo sapesse fare. Un potente calcio ai cancelli. Raccogli le monete per comprare oggetti nel negozio di souvenir. Le monete d'argento valgono 1, quelle d'oro valgono 5. Grazie. E queste non c'hanno niente. Allora, qua non c'era nulla. Però vorrei farvi vedere una cosa. Salve signora. Se ne vada. Bambini, via. Sono pericoloso. C'ho la rabbia. Di là, tra l'altro, vediamo già delle prime carte e altre monete. Con la faccia di Alex, il leone. Ecco fatto. Grazie. Oh, un palloncino. Ehi, qua. Se farò scoppiare abbastanza palloni parlerò in modo buffo. Dove sei finito? Scusami. Ah, non c'è il counter dei palloni. Mi dice solo se li faccio scoppiare. Nessuno si preoccupa che la zebra è scappata dal suo recinto intanto? No? Ehi, Alex. Devo dire che comunque è proprio il leone che cercavo. La grafica non è male per l'epoca. Mi ricordo benissimo che è il tuo compleanno. Non fare il ruffiano con me. Ma io parlavo sinceramente, mi fa piacere vederti. Ok, mi hai colto di sorpresa. Ti ho preso una cosetta, ma per via delle prove non l'ho ancora incartata. Ma che davvero nessuno si sta preoccupando che il leone sta uscendo? È piuttosto faticoso tenere questi ritmi, vero? Già. Sì, 4 al giorno. E con tutto il rispetto per ciò che fai e per il tuo tapirulan, non è la cosa più facile del mondo ricostruirsi da zero dopo ogni spettacolo. Però già. Seriamente, tu hai fatto il colpo grosso. Capita una volta sola. Allora, vuoi che rivediamo insieme il tuo spettacolo? Sì. In effetti un pubblico in carne ed ossa mi aiuta a focalizzare il mio chi. E rimani fermo lì. Perfetto, Marty. Perfettamente immobile. Grazie. Restatene lì, Non ti muovere. Premi il tasto di salto per... Ormai siamo pronti al salto, caro il mio rompicollo. Va bene, pensa al salto. Trova 3 carte abilità, così possiamo proseguire. Va bene. Posso già saltare? Perfetto. Allora, io direi di iniziare prima ancora di prendere le carte. Vedere i vostri visi sorridenti è la ricompensa migliore. Ad esempio, qua ce n'è una da 5. Vediamo dove ce ne saranno altre. Questo cosa attiva? Questo attiva la fontana. Perfetto. Allora, prima le soldi. Gracias. E poi, dov'è? La prima carta. La cosa devi trovare 3 carte abilità. Sì, ho capito, Martin. La cosa un po' brutta purtroppo di questo gioco, che per carità non intacca per niente la bellezza del gioco stesso, è che purtroppo non hanno usato i doppiatori originali del film. Intendo Ale Franz, per esempio, per Alex e Martin, o la Hunziker per per l'ippopotamo che non mi viene il nome adesso. Velma? No, non mi ricordo.
e per la giraffa che era Fabio De Luigi al tempo, Dio mio, se non sbaglio facevano ancora Love Bugs. Oh, che bello che era Love Bugs, a me piaceva uno sfracelo. Ehi, via, sono pericoloso io, sono un leone, no? Andate via, bambini. Allora, qua, altri soldi? Cioè, guarda il rendering comunque... fantastico. Com'è abbastanza lontano per un gioco del genere. Poi con la M Classic, devo essere sincero, gli dona quel tocco extra che lo rende molto molto bello. Spettacolo! Grande! Non dimenticate di fermarvi al negozio di souvenir prima di uscire. Questo è Pietro Ubaldi. Questo, grazie. Ecco fatto, tutti i soldi di questa zona presi. Posso prendere anche l'ultima carta. La nostra abilità che cos'è? Il doppio salto. Perfetto. Ora dovresti riuscire a saltare più in alto. Al culmine della traiettoria premi nuovamente il tasto di salto per raggiungere un'altezza ancora maggiore. Ok Martin, ora vediamo, devo come solo trovare i cerchi. Il color arcobaleno, la gente ne va matta. Eh già, la gente va matta per queste cose, no? Vedere il leoncino che salta in mezzo ai cerchi. Beh, si accontentano che di dire, poco allo zoo. Questa gente sa riconoscere il talento quando lo vede. Oh, se ti diverti tu in primis, il resto poco conta, no? Ecco ma qua. Ma guarda qui il nostro leone super viziato. E i piccioni facciamogli parlano. Vedere chi sono i veri re di New York. Ma... qualcuno ha ordinato della salsa barbecue. Che schifo. Non puoi fare circondato. Il tuo piccioni incontinenti. Usa il tasto di attacco per ruggire e spaventarli. Va bene. Via dal mio territorio, stronzi. Maledetti uccellacci. Allora, dove sono gli altri cerchi? Di là, però. Prima fammi andare da questo lato, vediamo cosa troviamo. Allora, come ho detto, un cerchio. Via da qua, stronzi. Non vi permetterò di cagare nel mio recinto. Ed ecco il re di New York in persona. Ok. Ale, il leone. Tarran. Soldi ora, per me. Fagli vedere chi è il re. Sali sul tuo piedistallo e mettiti in posa regale. D'accordo. Devo sali risalire, insomma. Ah, l'acqua, è vero. Stavo dicendo che è successo. Via da qua. Ma dare ascolto alle loro fandonie. Fagli vedere stupidi chi uccellacci. Comunque, vi stavo raccontando prima che la prima volta sei che ho visto questo gioco e l'ho provato... Non permetterò ai topi volanti di dubitarne. Sembra bella che il mio lavoro scena sia finito. Mi sembra un pochino giù, forse dovresti fare una visita a Gloria. Sai, un ippopotamo Gloria al si chiamava per l'ippopotamo. Il buon umore a una zebra. Ci vediamo stasera al compleanno. Ora, se vuoi scusarmi. Si chiamava Gloria, ok. Questo gioco, la prima volta che l'ho giocato e provato... esistevano forse ancora i blockbuster dalle meglio mie parti. Anche quando o in sono generale più tetro riesce a trovare qualcosa di peggio. Marty, cosa ti succede? È contagioso? Cosa mi succede? Beh, mi sento un po'... Oh, io tutto bene. Tranne per i germi, naturalmente. Giustamente. E anche per i microbi. E poi sto aspettando la medicina da almeno 38 minuti. E ti arriva, oh, Marty, su. Marty, alla fine, come farai a resistere? Ok. Che poi con quel collo lungo prendere una medicina in bocca ci vuole mezz'ora solo per farla scendere, sicuramente. C'erano... oh, un palloncino. Scendi. C'erano ancora i blockbuster in giro, il che è incredibile. Se ci penso che al tempo io pagavo per noleggiare i videogiochi per poterli provare, mi fa sentire estremamente vecchio. Armor Madness. La cosa bella è che qua ci sono anche dei minigiochi che adoro questo gioco. Che volendo si possono fare. Questo non è niente più, niente meno che un tower defense. Solo che non sono mai stato bravo con questi controlli orribili. Sono veramente scomodi questi controlli. Ecco qua, arrivo. Oh, no, 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 di qua. Dove scappi? Cos'è quello? Una bomba? Ehi, ehi. E niente. Cerchiamo di vincere almeno uno stage.
Poi il resto chi se ne frega. Dai su, tanto lo so che stai per venire qua. Piuttosto che farti prendere il castello, guarda, me la son presa io. I missili. Vieni qua. Grazie. Me ne serve ancora uno. No, me ne servono ancora quattro, altro che uno. Fatto. Ancora tre. Dove sei? Eccoti. Ancora uno, arrivo. J'arrive. No, è andato da tutt'altra parte. Ecco fatto. Record 5000 punti. Non starò qui purtroppo a cercare di fare il record. Che gioco stupido. Lo so, non a tutti piacciono i grandi classici, Martin. Buon compleanno, Marty. Grazie. Senti, sorella, vogliamo correre o restare qui a roderci tutto il giorno? Vogliono correre contro di te? Credo di sì. Ma sanno che... No. Un palloncino. Allora sono fuori di... Assolutamente. Avete sentito la zebra? Basta parlare, è ora di puntare. A dire il vero, non abbiamo soldi da puntare. Ma se si organizza una bella corsa, accettiamo la sfida. Marty, vuoi fare l'arbitro? Io voglio i soldi. Ai vostri posti! Cacchio, me ne frega della vostra corsetta. L'ho forse detto di partire? L'ho forse detto? Non mi sembra. Anzi, la gara è annullata. Via! Non è molto. Io devo saltare. Sì, e con i peperoncini andiamo incredibilmente velocemente. Dobbiamo solo riuscire a prenderli tutti, ovviamente. Soldi, soldi. Questi ci servono. Prendi i peperoncini, Gloria. Wow, i peperoni speziali ti fanno correre proprio. Sì, esatto. Bene. Che senza quelli la gara è persa. Saremo noi a vincere. Sì, certo. Tutto quello che vuoi, guarda. Io intanto sono in primo posto, continuando a mangiare i peperoncini. Sai che bruciore alla fine, poverina. Passiamo di qua che c'è una scorciatoia. Oh no, ho mancato i soldi, no. Devo andare a prenderli, su. Forza, Gloria. Non hai nessuna speranza di vincere. Ma stai zitto. Ehi, stai buono. La prima posizione è mia. Allora, il primo era sulla destra, la prima moneta che ho perso. Ma ehi. Le tue grasse zampe da ippopotamo sono troppo corte per noi. Torna qui. Ecco qua. Il primo era qui, la seconda. Eccola qua, perfetto. Credo di averle prese tutte. Ora tranne sei così quella dorata. Ora devo nascondere qualche balla di piena e trovare una scorciatoia. Già fatto, Martin. È inutile che mi dici l'ovvio. Ti abbiamo battuto. Ma stai zitto. In plena pietà. Hai vinto per un chilometro. Ah sì, beh, forse era meno di un chilometro. Ma hai comunque battuto quelle teste di struzzo. Bravissima, Gloria. L'avevo capito anch'io. Credo di non avere più nulla da fare. Ora me ne torno in disparte. E io credo che in realtà ho saltato dei soldi. Non deprimere. Alza la testa, dopo tutto è il tuo compleanno. Già. Credo di aver saltato dei soldi nella zona quella lì dove non c'era la scorciatoia. Oh, mannatevene. Inaccettabile. Inaccettabile. Ah, che bel tempo, quello dei blockbuster alla fin fine. Non per tanto i blockbuster in sé, ma per quell'emozione di poter provare un gioco quasi in anteprima volendo. Ci siamo quasi. Aspetta, prima non l'ho preso il palloncino che era qua. Era dietro di loro, quindi chissà dov'è il palloncino di prima. Bah, probabilmente era quello, era viola. Grazie dei soldi che io li devo recuperare tutti se voglio completare il gioco. I pinguini. Che combinate di bello? Informazione riservata. Riservata? Che brutta la voce così. Mi sembra che tu stia perdendo tempo vicino a un buco nel muro. Assolutamente no. Stiamo svolgendo un'operazione segreta di addestramento Kowalski. Per insegnare al qui presente soldato l'antica arte militare della pesca. Anzi, ora che ci penso, l'operazione non è poi così segreta. Vuoi assistere? Certo, è meglio perché di no? Tutti i miei altri programmi. Tanto va bene, soldato, qui. Ora devi dimostrare il tuo valore in campo. Muovi la canna a sinistra e a destra. Quando sei pronto a calare l'esca, tieni premuto il tasto di azione. Quando vuoi tirare in secca il pesce, rilascia il tasto di azione. D'accordo. Guarda in su e in giù per controllare la distanza dell'esca. Semplice, no? Ora vediamo se peschi qualcosa. Allora, l'obiettivo cos'è? Pescare 4 pesci, eh? Ah, il cerchio. Io stavo schiacciando il quadrato.
Non sei stato abbastanza rapido, figliolo. Il pesce strappa le... Sì, lo so, l'avevo capito. Ok. 2 3 4. Oh, uno verde. Ottima tecnica, figliolo. No, questi qua non mi servono. Grazie, me ne serve ancora uno verde. Resisti, uno verde. Soldato, resisti. Uno verde, uno verde. Ecco fatto. Gialli? No, rossi. Ora prendi solo aringhe rosse. No, vieni qua. Rosso? Rossino? Forza. Vieni da papà. Grazie. Ancora uno rosso. Dove scappi? Dove scappi? No. Sì, lo so. Lo so, capo. Oh, ci sono dei soldi. Aspetta. Grazie. Continua a pescare, soldato, in fretta. Sì, in fretta, con calma. Io sto recuperando tutti i soldi. Aspetta, voglio rompere il palloncino. Stupidi bimbi. Quei pinguini sono degli psicopatici. Ah sì? Chi è lo psicopatico ora? Stupida bambina. Ti rubo i pupazzi, eh? Niente più soldi comunque? Attenzione, no, niente più soldi. E ora? Vi ricordiamo che no, quando vorrete visitare rossi. Ancora i pinguini, dovrete tenere sempre braccia Grazie. E gambe fuori dalla gabbia. Perché sennò vi rubano la roba. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Preso. Uno giallo? Figliolo, i numeri del pescatore ce li hai. No! Ma la guerra richiede. Vuoi vedere che prima mi sa che ho perso delle monete? Prendi un leone di peluche, potrà tornare utile. Sì, come no. Allora, aspetta, prima del leone. No. Prima del leone, i soldi. Che mi non sa che forse prima... Nella mia unità non ammetto cedimenti. Forse prima abbiamo perso dei soldi. No, l'ho mancato, più in alto. Ehi! Stai disturbando l'inserviente. Scommetto che il mio cane è più forte di quegli uccellacci. Ti tiro addosso tutta la canna da pesca. Neanche l'esca. Recupera il cappello. Il cappello, il cappello, il cappello. L'ho visto poco fa. Che tra l'altro il cappello mi sa che è... di Toy Story. È ideato a... Ehi, a quello di Toy Story. Resisti, soldato, resisti. Aspetta, prendiamo quello che si sta... Questo qua che si sta... Muove... no! Si sta muovendo. Grazie. Avanti così, uno, e poi due, questo tre, fermo. Se solo mi mirasse bene. Ecco fatto. Vedi se riesci a trovarmi degli occhiali da sole. Degli occhiali da sole. Ce li ha la signora? Eccoli qua. Grazie, bimbo. Ora procurami un secchio, soldato. Un secchio, un secchio, un secchio. No. Un secchio. Preso. Hai pescato davvero bene. Il tuo addestramento è completato. Grazie, capo. I pinguini stanno architettando qualcosa. Chissà se Melman si è calmata a sufficienza per parlare. Non lo so. Non servono più altri palloni. Ora tocca al divertimento. Che bella voce, eh? Raccogli un tiki per recuperare un punto salute. Raccogli 10 tiki per guadagnare una vita extra. Grazie. Sarà molto utile. Come va, Melman? Ehi, Matti, prima mi sono dimenticato di farti gli auguri. A volte mi lascio distrarre dai miei problemi. Non ti preoccupare! I miei requisiti igienici non sono soddisfatti. Beh. Cosa hai detto? Non mi intendo di medicina. La mia squadra di disinfezione biologica è ancora in ritardo. Non si trovano più persone in gamba. E poi con questa malattia che c'è in giro adesso. Hai mai pensato di pulire da solo il tuo recinto? Esatto. Non credo che tu abbia mai ingaggiato una squadra di disinfezione biologica. Sì, certo che sì. Ma credo che mi toccherà arrangiarmi da solo. Molto non bene. Non ho paura di un po' di... sporcizia. Dai, su. Melman, se non ti ma che poi che germi, chi è che ci lancia tutta sta spazzatura? Per la sporcizia fuori dal recinto. Chi è sto? Chi sono sti stronzi che ci lancia tutta sta spazzatura? Giuro che non mi occupo di germi. Neanche di cacca di piccione. Se solo riuscissi a mirare bene sarebbe tutto più semplice. Soldi. Grazie. Dai, su, 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 su. Via. Piccioni. Sparite, sporcaccioni. Via da qua. Ma come faccio a prenderne 50? Sono dei germi. In così poco tempo. E col becco. Col becco. Aspetta. Moneta d'oro. Sì,
lontano. Me ne mancano solo 6. Finalmente. Che culo. La squadra di pulizia. Stavano per morire. Hai visto, Marty? Hai visto? Sì, Melman, non dubiterò più di te. Questa vocina. Mi preoccupa di più l'effetto del caos sul mio sistema immunitario. Mi preoccupa di sono più lei. Certo, io si riprenderà. Invece dovresti preoccuparti del tuo stato mentale. Lo zoo ci sta facendo impazzire. Devo trovare la libertà. Grazie, Melman. È ora di tornare a casa e mangiare dell'ottima erba azzurra del Kentucky a pranzo, a cena e per dessert. Bello, no? Una vita soddisfacente. Beh, abbiamo appena completato il primo mondo e mi sa che abbiamo mancato... Nuovo livello sbloccato, la fuga di Martin. Di Martin, non Martin. Quanti soldi avremmo perso? Non lo so. Però qua c'è il negozio di souvenir. Qua invece il mini golf Tiki che dobbiamo sbloccare. Andiamo a vedere cosa c'è nel negozio. Ah, c'è la scimmia. Ci allora, hai onorato di una visita. Entra e guarda pure tutti gli esclusivi oggetti che vendiamo. Grazie. Allora, vediamo gli oggetti. Abbigliamento extra, minigiochi e poi... Opzioni oggetto, niente, esci dal negozio. Vediamo cosa abbiamo. Nell'abbigliamento abbiamo la corona di Alex, il dito di Alex, il bikini di Gloria, flori di Gloria, cappello di Marty, occhiali di Marty, orologio di Melman, scarpe di Melman, ok. Magari l'abbigliamento, non subito. Vediamo gli extra invece. Magnete per le monete, questo può essere utile. Due vite Tiki, interessante. Orme infiammate, salute extra. Minigiochi invece, con 35 monete sblocchiamo tutti i minigiochi. Però direi di tenerci già le monete via per il magnete per le monete. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi piace Madagascar? A me, porca miseria, non vedevo l'ora di iniziarla questa serie. In descrizione trovate sempre il link per trovarmi sul sito Viola. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!